Mangiamo solo cibo del colore dei nostri baffi! Sì! Per prima cosa utilizzate questa freccetta per scegliere il colore dei vostri baffi. Allora ragazzi, chi vuole essere il primo? Io! L'ho preso per prima io, quindi inizierò io. Spostatevi! Sono troppo curiosa, chissà quale colore di baffi mi capiterà. Verde! Vado, Vai! Rosso! Come la mia felpa! Wow. Tocca a me, Robby, guarda! Adesso prenderò il blu, Uno, due, tre, vai! L'ho preso? Sì, l'ho preso! Tutti i colori più belli sono stati già presi! E quindi adesso... neanche mi importa più! E con questo ti cresceranno dei bei baffi verdi! Oh, non vedo l'ora! Non ci posso credere! Ho dei baffi veri! Ed ecco qua, Dani, i tuoi nuovi baffi verdi! Non vedo l'ora di avere dei bei baffi rossi! Sei pronto? Sì! Guardate, sembro un cowboy! I tuoi nuovi baffi rossi, eccoli qui! Baffi blu per la signorina! Ora sembra un intellettuale. Ti donano proprio quei baffi blu, sai? Facciamo in fretta, tanto non so neanche che colore mi è uscito. Ah, ma lei ha scelto la specialità della casa, eh? I baffi arancioni. Cosa? Arancioni? Mi sembra un po' ridicolo. Mamma, sono giganti questi baffi! È la nostra specialità della casa. E allora, chi ha i baffi più belli? Votate qui sotto nei commenti! Ragazzi, guardate che belli! Io ho delle caramelle tutte blu! Oh, ma come sei stata fortunata! Io ho dell'insalata verde, come i miei baffi! Poteva capitare qualcosa di più buono? Anch'io delle caramelle rosse! Vediamo un po'. Sa di fragola! Buonissime! Almeno voi potete mangiare. Io con questi baffi non riesco a fare praticamente nulla. Riesco sì e no a bere, guardate! Sa di peli! Certo, Robby, che sei davvero buffo con quei baffi! Farei una caramella, ma sai, è blu! Sapete, inizio già a odiare questa challenge. D'ora in poi, solo chi vincerà le challenge potrà mangiare. Quindi diamo il via alla prima challenge! Chi mangia tutta la panna senza sporcarsi i baffi, vince un cibo! Cosa? Ma è difficilissimo! Ma perché io ho molta più panna di voi? Robby, baffi grandi, tanta panna! 3, 2, 1, mangiate! E come si fa? È difficilissimo! Sono sporchi? È impossibile! Forse ho trovato la tecnica giusta! No, non riesco a prenderla! Ma come si fa? È impossibile! Ok, forse ci sono! Se apro tantissimo la bocca, forse riesco a proteggere i baffi! È un po' strano però! Vediamo un po'! La panna è troppo buona! Ti sei sporcato i baffi! Vabbè, ma comunque è troppo buona! Ok, allora Fede è stato eliminato. Io ho i baffi puliti? Robby, diciamo? Mi hai detto? No, Robby, ma guardati! Sembri un gattino che ha appena bevuto del latte! Mi sono leccato i baffi, forse se li pulisco vinco lo stesso! No, arrivo! Rimaniamo soltanto io e te, Dani. Però mi sembra che non è contro le regole usare le mani, vero? No, non è contro le regole, ma tanto io ho avuto un'idea. Guardate la mia tecnica.
Ma è geniale! Lo farò anch'io! Non mi copiare! Tempo scaduto! Vediamo chi non ha sporcato i propri baffi. Vediamo. Sei eliminato, Fede. Sono tutti sporchi i baffi. Oh, uffa. Io ho finito tutta la panna. Robby, ma cosa hai combinato? Guarda che baffi che hai. Belli, vero? No, sono tutti sporchi di panna. Sei eliminato anche tu, Robby, forza. I miei sono pulitissimi, vero? Diciamo, io vedo un pochino sporco. Voi che dite? Mi dispiace, Dani. Sei eliminata. Uffa. I miei sono perfetti, ovviamente, perché io sono un vero gentleman. Abbiamo la vincitrice. Eccola qua. Grazie, sì. Hai vinto un siero blu per la cura dei baffi. Blu proprio come i miei splendidi baffi. Ma devo berlo, giusto? Con questo siero, se lo berrai, i tuoi baffi saranno super curati. Voglio i baffi alla moda. Funziona, li sento liscissimi. Passiamo alla prossima challenge. Chi imita meglio i baffi vince un cibo del proprio colore. Imitate i baffi a matita. Sono così, okay. Dritti. Ma ho una domanda, mi scusi. I baffi a matita sono a matita temperata? Oppure la matita di che colore è? Robby, ma cosa stai dicendo? I baffi non possono essere temperati. Vero. Che disastro. Punto a Robby. Dai. Ora ragazzi, imitate i baffi a manubrio. Questo è il mio. Manubrio, com'è? Così. Signor conduttore, si potrebbe sbrigare a votare? Non ce la faccio più a stare in questa posizione. Punto a Dani. E adesso ragazzi, imitate i baffi a tricheco. Questa so come parla. Guardate tutti. A tricheco erano così? No, sono così. I tricheco sono delle foche giganti. Perché siete tutti abbassati? Forse io sto sbagliando qualcosa. Punto a Fede. Ma come i punti a Fede? Io ho fatto il tricheco! Guarda che devi imitare i baffi! Anche se si chiamano tricheco, non sono un tricheco! Allora avrò capito male! Ultimo turno! Imitate i vostri baffi! I nostri baffi? Sono i miei baffi! Io faccio i miei! I miei! Punto a Robby! Che vince tutta questa challenge! E vai! Sì! I baffoni vincono oggi! Non vedo l'ora! Finalmente si mangia! Ed ecco a te, Robby! Il tuo cibo arancione! Ma queste sono delle carote! Sono molto salutari le carote, Robby! E poi, guarda, assomigliano anche ai tuoi baffi! Ma io che volevo qualcosa di più buono che delle carote! Ah, questi concorrenti, sempre a lamentarsi stanno. Ah, è arrivato il momento di prendersi cura di questi super baffi. Sì, però i tuoi stanno già molto bene, sai? Hanno una bella forma, sono i miei che sono un po' così. Jenny, dovresti mettere un po' della cremina che uso io per idratare i baffi. Allora la userò senz'altro e avrò dei baffi super alla moda. Anche perché prima ho bevuto una cosa che li rende alla moda. Io invece ora gli tagliuzzo un po', devo accorciare il baffo. Sai, Robby, sono andato al bar e ho visto una persona senza baffi. Cosa? Esistono persone senza baffi? Sì, assolutamente sì, ma i baffi sono molto meglio. I baffi rendono un viso un bel viso. Assolutamente, soprattutto folti come i tuoi. Grazie mille, li curo tutti quanti i giorni, sono fiero dei miei baffi. Sì, anch'io, guarda cosa so. All'inizio non li volevo, ma adesso che li ho non ne farei più o meno. Anche io. Sei un vero uomo. Sì, anche tu. Challenge bonus! Solo uno di questi pulsanti vi farà cambiare colore ai baffi. Scegliete con cura. Guardate qui. Ed ecco qua, dei baffi bianchi. E allora inizio io. 3, 2, 1. Sì! Oh, non funziona! Sì! Vado io! Allora, premo questo!
Guardate, i miei baffi sono diventati viola. Wow, Fede. Però posso dire che ti stanno meglio questi? È vero. Amici, secondo voi Fede stava meglio prima con i baffi rossi o adesso con i baffi viola? Complimenti Fede, adesso hai dei bellissimi baffi viola. Però ragazzi, adesso diamo il via alla prossima challenge. Non muovere i baffi per vincere il cibo del tuo colore. Dai Robby, pesca. Che cosa devo pescare? Foglia? Che significa foglia? Lo so io Robby. Guarda qui, cos'ho? Una foglia che ti farà il solletico. Sì. Non devo muovere i baffi. Tanto resisto, tanto resisto. I miei baffi. Direi che li ho mossi. Hai perso Robby. Vieni Dani, è il tuo turno per pescare. Oh, sono troppo curiosa. Speriamo bene. Dei capelli? Ma dove li prendiamo dei capelli? Aspetta un attimo, Robby! Aia, aia, ma che stai facendo dei capelli? Aia, aia! Eccoci qua. Perché mi strappato una ciocca di capelli? Servono per Dani. Ciao Robby. Che dolore. Amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby se amate i baffi super colorati come i nostri. Eccomi qua, ecco i capelli. A che cosa servono? A questo! Fede, per favore, fai più piano, mi fai troppo solletico! Dai, Dani, no, ce la stai facendo! Mi fa troppo solletico, non resisto più! Oh, mamma mia, è stato difficilissimo! I capelli di Robby sono infallibili! Dai, Fede, prendi un fogliettino! Vediamo un po'... Eh? Deodorante? Musica! Eccolo qui, è meglio che io mi sposti! Sono fortissimo! Basta! Neanche un piccolo mezzo? Non si è mosso di un millimetro quel baffo! Bravo Fede! Hai vinto il cibo! Ecco qui Jenny, pesca un bigliettino! Questo, speriamo. Martello? Oh, aspetta qui! In che senso? Cosa vuoi fare con quello? Vuoi darmelo in testa? No, no! Mica, non ti darei mai un martello in testa. Ah, meno male, no. In faccia, sui baffi! Cosa? Baffi! Robby? Forse hai esagerato un pochetto. Sì, però non ha mosso i baffi, è svenuta. Quindi dici che ha vinto il cibo? Mi sa di sì. Jenny, hai vinto del cibo? E quando si sveglia glielo diamo. Ha vinto il cibo. Oh, che male. Dai Jenny, guarda un po' il lato positivo. Almeno abbiamo vinto del cibo. È vero. Ma io ho dei mirtilli e tu hai lo yogurt. Infatti buonissimo questo yogurt viola. Vabbè. Buono? No. Challenge bonus! I leggendari baffi arcobaleno sono nascosti da qualche parte. Chi li trova, li ottiene. Wow, con quelli potremmo mangiare qualsiasi cosa. È vero. Io li vado a trovare. No, vengo anche io. Io. No ragazzi, voglio io il cibo. Allora, secondo me devo cercare qui sul divano. Vediamo un po'. Allora, qua sotto. No, forse qui. No, da qua. Vediamo. Forse c'è qualcosa. No, non c'è qualcosa. Sono un po' incazzato. Ma è possibile? Dove sono i baffi arcobaleno? Potrebbero essere sotto una sedia. Niente baffi. Qui dentro. Baffi. No, niente baffi. Dove sono? Baffi. Possono essere per terra, forse. Nessuno pensa mai al pavimento. E invece è una cosa più ovvia perché è ovunque. Tipo, sotto il pavimento. Ho avuto un'idea. Magari qui c'è un arcobaleno. Si trovano qui. Oh no, scimmietta, ti prego, aiutami. Qui ci sono delle banane. Magari è dentro le banane, guarda. Sì, provo spezzato. È un baffo. Niente baffo. Sotto le banane? No, è appena. E che è qui? Una scatola. La scatola baffo. No. Ma dove si trovano, baffi? Uscite! Wow, ma questi devono essere i baffi leggendari arcobaleno?
Allora, amici, come sto con questi baffi arcobaleno? Secondo me sono bellissimi! Complimenti, Dani! Li hai trovati! E adesso puoi mangiare qualsiasi cibo! Qualsiasi! Esatto! Oh, corro! Anche perché la pancia mi sta brontolando! Cioccolatini blu e verdi! Tic-tac rosa! Marshmallow colorati! Questo sì che mi piace! E voi, amici, adorate mangiare come me? Scrivetelo qui sotto nei commenti! Disegnate dei baffi agli altri concorrenti. Vince chi fa i baffi più belli. 3, 2, 1, disegnate! Che forma potrei fare a Robby di baffi? Io farò dei baffi super alla moda, francesi e ondulati. Per vincere ho deciso che farò diverse tipologie di baffi. Prima, da un lato, i baffi tutti a cori giri e dall'altro dei baffi molto più seri. Qui vanno verso il basso, esatto, e magari diventano una barba. Ragazzi, c'è un problema. Mi sa proprio che stanno venendo un po' storti, però non so come aggiustarli. Oh, i miei stanno venendo benissimo, li sto facendo super super lunghi. I baffi che ho fatto starebbero benissimo ad una persona con gli occhiali, quindi adesso farò anche gli occhiali a Dani. Ecco qui. E magari posso anche cambiargli i capelli, certo. Ho fatto a Jenny il triplo baffo. Guardate, non ho mai visto una persona con così tanti baffi. Qualcosa non mi convince. Sono belli così lunghi, ma forse devo farli ancora più pelosi. Sì, ci metterò ancora più peli. E tempo scaduto. Mostratemi i vostri baffi. Io dovevo fare i baffi a Dani ed ecco qui cosa ho fatto. Ci ho preso un po' la mano, Dani, e quindi ti ho fatto anche gli occhiali, il volo sopracciglio, delle orecchie da gatto e anche il baffo arrotolato con la barba. Robby, sono bruttissima e poi mi hai fatto anche i denti neri, ma io non li ho neri nella realtà. È vero, hai dei bei denti e sei molto più carina, ma questo qui è troppo simpatico. Per me non è affatto simpatico. Guardate la mia opera d'arte, Jenny con il triplo baffo e poi un po' di barbetta, e ho anche messo la mia firma da Dani. Adesso è il mio turno, anche se sarà difficile fare qualcosa di più creativo di Dani e Robby, ma io mi sono sbizzarrita, ho fatto dei baffi con delle piantine in mezzo e pensate, i miei baffi hanno addirittura degli altri baffi. Cosa? I baffi con i baffi? Sì! Quindi mancano tanto Fede! Fede? 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 Dov'è Fede? Perché non ha fatto la challenge con noi? Dove sono i baffi arcobaleno? Dove siete? Vi troverò! Un momento, ma che cos'è quello? Forse qui dentro ci saranno i baffi arcobaleno! Vediamo un po'! Sono bellissimi! Fede! 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 Ragazzi! Ragazzi! Fede ha trovato i baffi a banana! Eh? Baffi a banana? E cosa sono i baffi a banana? Sono dei baffi misteriosi! E chi le trova diventa un mostro pericolosissimo! Ha! Sono una banana! Ah! Ma è solo una banana! Banana! Cattivo! Cosa? Scappate! Vi prenderò tutti! Assurdo! No, vabbè, gli altri stati sono davvero fortissimi! Cosa hai detto, scusa Robby? L'Italia è la più forte! Ma cosa dici? Hai visto cosa fanno in America? Ti ho detto che l'Italia è la migliore! Basta, Dani, non capisci nulla, sono migliori gli stati stranieri! Allora, mio caro Robby, ti sfiderò! Italia contro stati stranieri! Accetto la sfida! Per 24 ore io potrò mangiare solo cibi italiani e tu invece soltanto cibi stranieri! Vediamo se resisterai!
E secondo voi, ragazzi, sono più buoni i cibi italiani oppure i cibi stranieri? Mi è arrivato il momento della colazione e io farò una colazione tutta straniera. Non capisco cosa ci sia di buono nel fare una colazione salata. Molto meglio una colazione tutta dolce. Io sto bevendo del latte di mucca italiana al 100%. Come fai a sapere che la mucca è italiana? Mica fa tipo non si può sapere. Io piuttosto non faccio una colazione solamente salata, c'è anche un po' di dolce, perché sto per bere la mia Coca-Cola. Ehi, ma la Coca-Cola c'è anche in Italia. Non mi dire che stai già barando. No, mia cara Dani, questa non è una Coca-Cola normale. Guarda, è una Cherry Cola. Solo gli stranieri bevono la Coca-Cola ad altri gusti. E quindi adesso io l'assaggerò. È buonissima! Davvero? Io invece mangio i biscotti pan di stelle e l'immancabile pane e Nutella! Pane e Nutella? Ma che colazione banale! E poi non ti dà le energie per tutta la giornata. Invece guarda a me! Io ho una colazione credo tipo tedesca, non lo so, perché c'ho il Würstel e un bel uovo. Guarda qui, questo qui è la vera colazione che ti dà energie per tutta la giornata. E adesso sì che ti do il buongiorno. E voi ragazzi, preferite la colazione dolce o la colazione salata? Robby, cosa stai facendo? Non vedi che sto guardando una serie su Netflix? Anzi, e voi ragazzi, lo vedete Netflix? Ah, ho capito, ascolta, lo vuoi un bel bacio? Un bel bacio? Beh sì, dammelo. E invece no! Questi non te li posso dare perché sono italiani. I baci perugina sono fatti a Perugia, quindi in Italia, e non puoi mangiarli. Ah, ma tu intendevi quel tipo di baci? Beh, tranquilla, posso farne a meno perché ho i miei super americani Smarties. Guarda che fighi, sono tutti colorati e molto più buoni dei tuoi stupidi baci. Robby, stai combinando un casino. E chi se ne importa? Gli americani puliranno. Guarda che i baci sono molto più buoni. E poi dentro c'è anche un messaggio d'amore. Guarda che c'è anche qui un messaggio d'amore. C'è scritto consumarsi preferibilmente entro il 2023. Ah, questo sì che è amore. Oh, sei il solito scemo. Guarda che quella è la data di scadenza. Questo è un vero messaggio d'amore. C'è scritto, un amore unico arriva fino al cielo. Ah, che cosa romantica. Secondo voi ragazzi sono più buoni gli Smarties o i baci perugina? Finalmente è ora di pranzo. E il mio pranzo sarà super orientale. Mangerò dei germogli di fagioli mungo, che in realtà non ho mai assaggiato. E poi anche delle patatine di gambero. Sembra un pranzo alquanto strano, però è straniero, quindi perché no? A pranzo Dani ha addirittura messo la bandiera come tovaglia. Chissà cosa dovrà mangiare. Oh, che bontà della bella pasta al pomodoro. Ma quanto sei scontata a mangiare pasta al pomodoro. Beh, a chi non piace la pasta al pomodoro italiana? Che bello essere italiani. Voi ragazzi, li state guardando gli europei di calcio dove l'Italia sta vincendo? Robby, tieni l'altra forchetta. Altra forchetta? Ma ne ho già una, che mi serve? Gli orientali mangiano con le bacchette e quindi dovrai sforzarti anche tu a mangiare con le bacchette. Quindi dovrei usare queste forchette come bacchette? Ma non ha senso! Già non ho mai mangiato con le bacchette e poi come dovrei fare? Voi ragazzi avete mai mangiato qualcosa con le bacchette? Che c'è Robby? Sei in difficoltà? Per caso vuoi del cibo italiano con le forchette? No, guarda, un po' l'ho preso. No, è caduto. Ah, come devo fare con te? Vabbè,
Io mangerò la mia pasta al pomodoro. Dani, sai come mangiano gli indiani? Mangiano con le mani. Quindi ehi! Mangerò cibo orientale come gli indiani con le mani. Così. Sei proprio maleducato. E poi ho ancora queste patatine di gambero. Ma come fanno a fare delle patatine da un piccolo gamberetto? Ma sono buonissime! Davvero, sono buone! Ne vuoi un po'? Sì, le voglio! Ehi, ma tu mi vuoi far perdere? Non le voglio più! Cos'è questo suono? Non si può dormire in tanta pace. Ma questo suono proviene da qui. Ma ti sei impazzito? Dani, è l'ora della siesta messicana. Robby, dato che vuoi fare la siesta messicana, allora dovrai anche mangiarti la salsa o guacamole! Salsa o guacamole? Ma un attimo, non mi dire che è quella verde! No, Dani! Io questa cosina non la voglio mangiare! Oh, Robby, richiudi, la puzza tantissimo! Io invece ho delle patatine San Carlo super italiane! Oh, che buone! Ma non posso fare la mia siesta solo con le tortillas, a me piacciono anche senza nulla. No, Robby, la vera siesta messicana è con questa salsa qui. Che schifo. E se non vuoi perdere la sfida, allora dovrai mangiare come mangiano gli stranieri. Io, Dani, non perderò questa sfida. Assaggerò per la prima volta la salsa guacamole, questa qui verde. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale! È fortissima! Oh, che schifo! Marta, non voglio più fare siesta! Vediamo fino a che punto è disposto a spingersi Robby. Ho preparato una sorpresa per cena. Robby! Pizza per cena! Grande! Pizza per cena! Sì, che bella! Un momento, per entrambi? Beh, certo Robby, la pizza è internazionale. Grande Dani, ti adoro, dammene un pezzo, dai! Certo, ecco a te Robby, ma aspetta un momento. Come aspetta un momento? La mangerai come fanno gli stranieri, pizza con l'ananas. Pizza con sopra dell'ananas? Non lo so. Il mio cuore italiano sta dicendo che non posso farlo, ma devo vincere la sfida. Forza, dai, assaggiala se hai il coraggio. Voi ragazzi, l'assaggereste al posto mio? No, non ce la faccio, mi arrendo. Il cibo italiano è molto meglio. Veglia questo ananas dalla mia pizza. No. Corretta, mi hai dato una pizza con l'ananas, il mio cuore italiano stava per esplodere in mille pezzettini. Mi raccomando ragazzi, ti fate sempre Italia e consigliateci qui sotto nei commenti altre sfide di cibo da fare. Il caldo fa schifo. Che cosa hai detto? Ho detto che mi fa schifo il caldo, è molto 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 meglio il freddo. Anzi, credo che mi prenderò qualcosa di freddo per combattere questo caldo. Robby, lo sai che in posti come il Marocco o l'Arabia Saudita, per combattere il caldo, ti danno bevande calde? Mi stai dicendo che per combattere il caldo dovrei mangiare roba calda? No, 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 io sono totalmente in disaccordo. Ah, sì? E allora direi che è il momento di fare una bellissima challenge.
una challenge, quindi io mangerò cibi freddi per 24 ore e tu invece solamente cibi caldi, è questo che intendevi? Esattamente Robby, però prima di iniziare mi raccomando voi ragazzi lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi mai più nessun nuovo video. Sconto! Mamma mia, sento io caldo per te, ma si può sapere con cosa stai facendo colazione? Beh, Robby, la colazione è il pasto più importante della giornata e io la sto facendo con una bella cioccolata calda. Cioccolata calda? Ma dai, quella si prende di solito d'inverno quando fa freddissimo, tipo negli chalet di montagna quando vai a sciare, non a colazione d'estate. Fatti gli affari tuoi. E tu piuttosto, cosa ti stai mangiando? Io sto per assaggiare uno yogurt ai frutti di bosco super fresco e super ghiacciato, perché in realtà l'ho messo in freezer per 24 ore. Ma quello al massimo, Robby, sarà fresco, non freddo. Io lo sapevo che dovevi pensare che stavo barando. Infatti ho già preparato qui dei cubetti di ghiaccio che metterò dentro al mio magico yogurt e così diventerà uno yogurt freddo, anzi freddissimo. Tanto io con la mia cioccolata calda resisterò a caldo molto meglio di te. Certo, come no Dani. E anzi, secondo voi ragazzi chi vincerà questa sfida? Guardate qui come ballonzola la mia colazione. Non hai speranze di vincere? Dani, ma si può sapere cosa stai cucinando a quest'ora? Beh Robby, lo spuntino è super importante e io avevo famissima e quindi mi sto cucinando una pizzetta calda. Ma sono le 11 del mattino e ti mangi una pizzetta calda? Piuttosto spegni quel cavolo di fornelli che fa caldissimo qui. No Robby, più fa caldo meno senti il caldo, quindi il caldo vince. Sai che ti dico che non sopporto né te né il caldo e mi prendo anche un bel gelato così ti faccio compagnia nel fare lo sputino. Come scotta! Ecco, visto? Tu con il tuo caldo ti stai addirittura ustionando la lingua. Ma il caldo fa schifo, è molto meglio il freddo. Robby, non mi sono bruciata la lingua. E poi anche il freddo ha i suoi lati negativi. Il freddo ha dei lati negativi? E quali, scusa? Ah, mi sto ghiacciando il cervello! Ah, è troppo freddo! Ecco, appunto. Per fortuna è passato. Ho mangiato il gelato troppo velocemente. Comunque, sto provando il nuovo gelato della Ferrero Rocher. Voi ragazzi, l'avete mai provato? È buonissimo! A me piacciono tantissimo i Ferrero Rocher, quindi sicuramente il gelato sarà buonissimo. Vorrei tanto mangiarlo. No, Dani, devi vincere questa sfida. Povera illusa, non hai speranze di vincere questa sfida. Che caldo! Non ho sentito bene, scusa, hai caldo? No, volevo dire che sto benissimo, non sono mai stata così bene. E dimmi, che cos'hai per pranzo? Ho una zuppa calda di verdure e da bere una tisana. Io invece sto provando una... Simmental, solo che l'ho lasciata dentro il freezer per farla super fredda, perché la mia challenge è di mangiare solo cose fredde e credo che si sia ghiacciata, Dani. Cioè, la forchetta non si inserisce. Beh, Robby, significa che o sei a digiuno oppure vuoi un po' della mia zuppa? Tranquilla, Dani, in qualche modo riuscirò a mangiare oggi. Ah sì, da bere ho dell'acqua ghiacciata, quindi in realtà al posto di bere dovrò mangiare. Buonissima l'acqua ghiacciata, anzi no, è buona davvero. Non so davvero Robby, come tu faccia a mangiare i cubetti di ghiaccio, sono freddissimi. Il trucco è sicuramente fare come i castelli di sabbia. Lo sento, adesso uscirà. No Robby, è ancora lì.
È troppo ghiacciata! Ah, che bello! Pranzo con spettacolo! Come pranzo con spettacolo? Dov'è lo spettacolo? Lo spettacolo sei tu, che sembri una scimmia! Intanto questa scimmia ce la farà! Ce l'ho fatta, Dani! Sì! Ecco, adesso voglio proprio vederti mangiare quella cosa! In effetti adesso non è più nella confezione, ma non sapevo come mangiarla questa cosa. È un pezzo unico, è davvero come un cubetto di ghiaccio, guarda. Oh, adesso ho fatto un castello di ghiaccio. Mi sa tanto che rimarrai senza pranzo. In realtà mi sa tanto anche a me. Ce l'hai? Sì, ce l'ho, e tu ce l'hai? Sì, ce l'ho, andiamo. Ognuno doveva provvedere alla merenda serale dell'altro. Tu, Dani, cosa mi hai preso? Io ti ho preso un Nutella and Go! Un Nutella and Go? Ma Dani, questo non è uno spuntino freddo! Tranquillo, Robby, te l'ho lasciato in freezer per 24 ore! Ehi, ma aspetta un secondo! In freezer! Ma la Nutella in questo caso sarà ghiacciata e... No! Si spezzano i grissini! Non riesco a entrare nella Nutella! Ah, ma non potrò fare merenda così! Ops, come mi dispiace! Niente pranzo e niente merenda! A proposito, e tu invece cosa mi hai preparato? Siccome ti conosco benissimo e sapevo che mi avresti giocato un brutto scherzo come questo, ti ho preso una bella barretta di cioccolata e per renderla calda, come piace a te, l'ho lasciata fuori sotto al sole per 24 ore! Tieni, mia cara Dani! Robby! Ma è caldissima e super liquida! No, dai! Ma io come faccio a mangiare questa cioccolata? Non lo so, ma inventati qualcosa! Io ho capito che se faccio una pressione così strana, un po' di cioccolata riesco a prenderla! Ed è anche super ghiacciata, quindi è ancora più buona! Grazie mille, Dani! Ti giuro che questa volta me la paghi! Come faccio a mangiarla? Ah, ecco, forse dovrò fare così. Ragazzi, secondo voi a cosa somiglia così la cioccolata? Alla cacca. Ecco, ragazzi, come appare una barretta tutta sciolta, guardate! Robby? Non ce la fai più, vero? No, sto morendo di caldo. Fammi sentire, come potrà aiutarti a mangiare del formaggio fuso con del pane caldo brustolito? Non lo so. Quindi mi stai dicendo che in realtà questa tecnica magica di utilizzare il caldo per combattere il caldo da noi non funziona? Ma che ne so loro come fanno? Sta di fatto che io non ce la faccio più. Vuoi per caso un po' della mia acqua ghiacciata fatta prevalentemente da ghiaccio? No, resisterò. Preferisco un pareggio alla sconfitta. Robby, ma cosa stai facendo? Ho un problema. Per cena volevo mangiare la cosa più fredda che mi è venuta in testa, ossia dei würstel messi in freezer per 24 ore con un bel contorno di ghiaccio. Cioè, onestamente è la cosa più fredda che mi sia venuta in testa, solo che i würstel si sono ghiacciati e sono diventate due spade ghiacciate. È assurda questa cosa. Posso rompere il muro con questi cosi? Ma Robby, non puoi mangiare tutta la roba che trovi nel freezer, ti fa male! Non è vero che mi fa male, mi renderà super fresco! Au! Un dente! Ecco, ci manca solo che adesso ti rompi un dente! Sì, Dani, però il mio pranzo era ghiacciato, la mia merenda per colpa tua era ghiacciata e adesso pure questo è ghiacciato. In qualche modo dovrò pur nutrirmi, non posso solamente mangiare ghiaccio e basta. Cosa sono, un eschimese, manco? Sei tu che hai scelto il freddo con le tue super teorie e bla 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 bla. Comunque, Robby, ti avviso che se non mangi questa cena hai perso la challenge. Ma Dani, sono più freddi del ghiaccio! Come faccio a mangiarli? Fatti tuoi, a me non interessa. Ah, è caldissimo, yes. Dai, Robby,
Fatti coraggio! Si sono ghiacciati i denti! La testa! No! Cinuccio! Un morso è anche troppo! Dai, ma così non vale! Tu ti stavi addirittura per arrendere! Non è possibile che io perdo solo perché il mio cibo è ghiacciato! Mio caro, mi dispiace! Ma la regina di queste challenge sono io! Regina di queste challenge, sì, come no! Io ho la testa che mi fa male per il troppo freddo e tu hai la lingua bruciata per il troppo caldo! Qui mi sa che non sta vincendo nessuno! Dici così solo perché vorresti un pareggio, ma in realtà ho vinto io, guarda, ho finito tutto! Ma ti stai arrendendo? Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti, secondo voi ha vinto Dani oppure un pareggio? Nutella. Butta subito questa cosa. No. Perché non rompi la Nutella? Perché oggi Dani possiamo mangiare solo cose gialle e viola. No Robby, di viola non c'è niente di buono, preferisco la Nutella. Mi spiace, ma questa è la challenge di oggi. Io anche ci ho preparato tutti i cibi gialli e tutti i cibi viola per te. E ti ricordo che la scorsa volta hai perso la sfida, quindi sarà meglio per te che questa volta ti impegni. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Schiacciate quel pulsantone rosso con scritto iscriviti per non perdervi più nessunissima challenge di Dani e Robby. D'accordo Robby, mangerò solo cose viola. Però cosa ho per colazione? Non pensavo esistessero, ma ho trovato dei cereali viola. Cereali viola? Robby, secondo me questi non sono affatto buoni. Mi spiace, io invece ho solamente questi qui, i Choco Crave, che sono giallissimi. Non è giusto Robby, pure io voglio quelli. Li vuoi? Certo, prendili e poi perderai la sfida. Col cavolo che perdo questa sfida. Wow, sono viola per davvero. Adesso li andrò ad assaggiare. Sono buonissimi! Sì, lo sapevo che fanno schifo. Buonissimi? Cos'è, li avevi presi per farmi perdere subito? No, in realtà volevo farti una sorpresa. Nella mia testa tu dicevi che schifo questi, così non li mangio, e poi io... Ta-da! No, non puoi. Come non posso? Dato che noi siamo una coppettina che si ama così tanto, ho preso questi fruttolo che sono viola da un lato, ma gialli dall'altro. Quindi dobbiamo condividerceli come due fidanzatini. Sì, ok Robby, è tutto molto romantico. Però io lo volevo tutto per me. Per concludere questa colazione, io mi mangerò anche una bella e giallissima banana. E io invece, Robby, mi farò un bel bicchiere di succo di mora acai. La confezione sembra super viola, quindi vediamo se anche il contenuto sarà super viola. Vediamo, sono troppo curiosa. Non lo so, Dani, se quel coso puoi berlo. Perché? Ragazzi, secondo voi è viola? Ma Robby, le more sono viola e quindi questo è viola. Non lo so. Vabbè, mangialo. Vorrei dire bevilo. No, non sai neanche parlare. Questo fa schifo. Fa schifo, Dani. Mi spiace, ma dovrei berlo per tutti.
tutta la giornata perché hai solo questo di viola e non è neanche tanto viola in realtà. La prossima volta scegli un colore meno femminile e con più cibi. Dani! Lo senti questo rumore? È qualcosa da mangiare di super buono? Indovina! Sono dei biscotti alla Nutella! Biscotti alla Nutella? Cioè i Nutella Biscuits? Dani, ti ricordo che puoi mangiare solo cose viola e quelli sono tipo marroni! Io ti ho portato degli M&M's! M&M's? Quindi io mangerò i viola e tu mangerai i gialli, vero? Esattamente, Dani, puoi non dire che il tuo Robby non ti pensa e che non sono romantico. Stiamo condividendo tutto oggi. Ah, sei pronta? Sì, sì. Ok, allora, questa qui non serve più. Vediamo. Ah, questa gialla è a me. Sì, io non la posso mangiare. Ok, qui ce n'è. Questa è blu, quindi nessuna delle due la rimetto dentro. Poi abbiamo... Oh, un'altra gialla, come me! Robby, devi trovare l'M&M's viola! Ma... ce ne sono pochissimi, anzi... non ne vedo! Robby, dammi qui questa busta! Lo cercherò io! Viola, viola, viola! Così! Robby, perché stai ridendo? Perché non esistono M&M's viola, puoi cercare quanto vuoi! Non esistono M&M's viola! Ah, Robby, tu mi stai prendendo in giro! Beh, sì, questa volta ti stavo prendendo in giro e io mi mangerò ovviamente solo i miei M&M's gialli! E a te nulla! Vuoi sfidare Dani? Va bene, adesso ti faccio vedere io! Ma guarda che se mangi qualcosa di non viola, alla fine perderai la sfida, sappilo! Ecco! Ma cosa stai prendendo? Questa è una marmellata viola. Prenderò un M&M's e lo immergerò qui dentro. Ma aspetta, ma puoi farlo? Guarda che se non è viola perdi la sfida, sappilo. Fammi vedere. Ecco, totalmente viola. Beh, in effetti sei totalmente viola, però è pieno di marmellata. Ah. Com'è il tuo M&M's? Non è buono come la Nutella. Non ci credo che per la sfida hai davvero immerso un M&M's nella marmellata di More. E voi ragazzi, lo fareste mai? Io davvero non ne posso più. Ho tanta fame. Adesso li faccio vedere io. Prenderò questo marshmallow e taglierò solo la parte del mio colore. Davvero non ci posso credere. Anche i marshmallow sono più gialli che viola. Non ci riuscirò mai. Ecco, ecco. Eccolo qui. Ma... posso mangiarmi solo questo? Oh, meglio che niente. Dani, ma che stai facendo lì? Sto tagliando la parte viola dei marshmallow per poterla mangiare. Perché io ho troppa fame oggi. Devo dire che oggi hai preso questa sfida davvero seriamente, ma... io ho l'idea che posso mangiarmi la parte gialla che hai tagliato dai tuoi marshmallow. Quindi grazie mille. Ciao! Non ci credo! Ho avuto il coraggio anche di mangiarsi il marshmallow giallo! Dopo tutte quelle cose che ha mangiato! E finalmente è ora di pranzo! Ma non capisco perché solo tu hai il piatto! Mi sembra abbastanza ovvio, Dani! La pasta è gialla e di conseguenza posso mangiarla solo io che devo mangiare cose gialle! Mica esiste la pasta viola! Ok, Robby, non esiste! Però io non posso non mangiare! E quindi io cosa mi mangio? Te! Beccati questo! È una melanzana viola. Ma è una melanzana gigante. Sì, ed è anche super viola, guarda quanto è viola. Wow. Ma come me la mangio? Onestamente non è un mio problema, Dani. Dovevo comprare del cibo viola. Quello è viola e buon appetito. Robby, dimmi. Dammi almeno il piatto per mangiarla! Ah, ma stai sempre a lamentarti, mamma mia!
La prossima volta andrò a comprare io i cibi e poi vedremo. Robby, perché fai quella faccia? Perché siccome non volevo barare o cose simili, non ho neanche messo il sale, perché il sale è bianco e io devo mangiare solo roba gialla oggi. Ma sei scemo? Così la pasta farà schifo. Esatto, non è tanto buona, però forse ho un'idea per migliorarla. Ho comprato il miele che è super giallo con le api che sono gialle. Voglio provare a mixare pasta e miele. Pasta e miele, dici? Per me non è tanto buona, e per voi ragazzi? Prima però mi faccio un bel bicchiere di estate al limone. Esatto, esatto, qui. Com'è buono l'estate al limone. Io preferisco il tè al limone rispetto a quello alla pesca. Non so perché Dani dice che sia meglio quello alla pesca. Per me il limone vince sempre. Su Robby, fammi vedere come mangi pasta con miele. Io odio le melanzane. Speriamo che sia buona. Non lo so, però ho un buon presentimento, Dani. E poi sta diventando ancora più gialla questa pasta. Perché poi secondo me sarà buona. Vediamo. È strana, ma è buona. È davvero buona, Dani. Dovresti provarla. Ah no, non puoi, perché puoi mangiare solo roba viola. Robby, oggi fa caldissimo. Ci vorrebbe proprio qualcosa di fresco. Qualcosa di fresco giallo e viola. Aspetta, ho un'idea. Dovrei avere quello che fa il caso nostro. Davvero? Sì, tu aspettami qui. Allora, vediamo un po'. Dai, che ci dovrebbe essere. Sì! Eccoli qui! I ghiaccioli tutti quanti colorati! Ci dovrebbe essere sia giallo che viola, vediamo un po'. Robby, cosa sono quelli? Sono ghiaccioli colorati! Se i calcoli sono corretti, ci dovrebbero essere sia ghiaccioli gialli che ghiaccioli viola. Quindi per entrambi vediamo un po'. Sono finiti. Questo è viola, quindi è per te! Sì, però è gusto a marena. Vabbè, meglio che niente. E tu invece, Robby? Dov'è? Dov'è quello giallo? Ehi, ma non c'è uno davvero giallo. Perché questo è all'arancia, quindi è sicuramente arancione. E quello al limone al posto di essere giallo è bianco. No! Mi dispiace per te, Robby. Avresti dovuto scegliere un colore migliore. Tranquilla, tanto non ho caldo. Sto benissimo anche senza ghiacciolo. Oh. Costruisci, costruisci! Amo! Dani, ci sei? Sì, mi, per favore, potresti andarmi a prendere qualcosa di buono da bere? Cioè, il mio estate, quello al limone, mi raccomando, perché devo bere solo cose gialle. Va bene. Grazie. Sì, sì, ci sono, fra. Sì, ci sono. Guarda, vai, vai! Ah, sì? Vuole solo cose gialle? Vi faccio vedere io oggi. Dove sta? Eccolo qui. Al posto del suo amato tè al limone, gli darò del succo di limone super concentrato. Così la pagherà per avermi fatto mangiare quelle cose schifose oggi. Sì, 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 sì. È giallissimo e super concentrato. Robby è così impegnato a giocare alla play che non si accorgerà che il colore è differente. Dani! Oh, ma quanto ci metto a portarmi il mio tè? Un momento, un momento! Oh, ecco il tè. Ecco, grazie. Che succede? Ah! Ma che cosa? Che cosa mi hai dato? No, 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 no! Oppure perso? Basta, ho troppa fame. Vediamo cosa potrei mangiarmi. Qualcosa di viola, viola. Ecco, la barretta Milka.
Questa è Viola, questa è Viola. È tutto il giorno che mangio roba Viola. Almeno questa sarà buona. Vediamo un po' cosa potrei mangiare. Questo andrà benissimo. Ah, amore, eccoli qui. Aspetta però, Dani. La confezione è viola, ma la cioccolata è marrone. E Robby è qui, quindi mi scoprirò e perderò la sfida. Ma io ho troppa fame. Farò finta di nulla. Ah, non riesco ad aprire il mio ananas. L'ho preso perché questo secondo me è uno dei frutti più gialli che esiste. E secondo voi ragazzi, qual è il frutto più giallo in assoluto? Piuttosto Dani, che ti stai mangiando? Del cibo viola in una confezione viola. Ah ecco, del cibo viola in una confezione viola. Sì, ci sta. Io mangio del cibo giallo in una confezione verde, però il cibo è giallo. Aspetta un secondo. Dimmi. Dammi qui questo presunto cibo viola. Allora, la confezione è effettivamente viola. Visto? Te l'avevo detto. Però aspetta, questa è cioccolata e la cioccolata non è mai viola. Ah! Guarda, è marrone! Hai mangiato una cosa marrone! Sì, d'accordo, lo ammetto, ma io non ne potevo più, avevo troppa fame! Quindi hai perso e quindi io ho vinto! È ovvio che ho perso, di viola non c'è niente di buono! Facciamo che la prossima volta mangiamo qualcosa di marrone, quindi potrò mangiare cioccolato e Nutella, sicuramente vincerò! Marrone, dici? Vabbè ragazzi, commentate voi qui sotto nei commenti i prossimi colori. E se date a Dani il marrone, vediamo chi vincerà. Dai ragazzi, vi prego, datemi il marrone. E quindi noi ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao!